Da lunedì 5 febbraio arriveranno i treni nuovi sulla linea ferroviaria Milano-Mortara. L'annuncio è stato dato nei giorni scorsi dall'assessore regionale trasporti Franco Lucente, ma intanto tiene banco ancora una volta il mancato raddoppio della tratta, finita per il 19° mese consecutivo in bonus a causa dei continui ritardi e disservizi. Dal 5 febbraio è prevista quindi l'entrata in funzione di due nuovi treni Caravaggio, una novità preannunciata da Lucente nel convegno organizzato a Mortara a fine ottobre dall'Associazione dei Pendolari Mimoal. I treni nuovi diventeranno poi tre nel giro di qualche mese e andranno a sostituire quelli attualmente in circolazione. Un primo passo verso il rinnovamento del trasporto pubblico regionale, mentre nei giorni scorsi è stato reso pubblico l'ultimo aggiornamento del contratto di programma tra RFI, Rete Ferroviaria Italiana, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Nel documento, che risale alla fine del 2023, non c'è neanche un centesimo per il doppio binario lungo la linea ferroviaria Milano-Mortara. Stando a quanto si apprende dal contratto di programma, a regime sono previsti 388 milioni di euro. Di questi, 268 sono già stati spesi per il raddoppio tra Milano-San Cristoforo e Abbiategrasso. 120 milioni sono invece quelli previsti per il raddoppio ferroviario della tratta tra Albairate e Abbiategrasso, fondi che però non bastano più, a causa dell'aumento dei costi per completare il progetto finanziato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Come spiegato dal centrodestra locale, nell'ultima consulta per il trasporto pubblico locale che si è tenuta in municipio a Vigevano, sono stati allertati immediatamente sia la Regione sia il Ministero dei Trasporti per reperire i fondi mancanti per il progetto, che va completato entro la fine del 2025, pena la perdita del finanziamento ricevuto per il PNRR. Ma il tempo a disposizione per alleviare i disagi della linea Milano-Mortara stringe sempre di più.